Buongiorno cari ebrei, oggi Mitzvah Hashem studieremo Mseh Brachot Daf Yud Gimel e ora inizieremo da Daf Yud Bet Amud Bet, 8 righe da sotto. Inizieremo dalla Mishnah, che è una delle Mishnayot più famose, indubbiamente voi la conoscete a memoria perché viene recitata durante la Haggadah di Pesach. Maskirim Yetziat Mitzvah Balelot, bisogna ricordare l'uscita dall'Egitto durante le notti. Amar Rabbi Elazar ben Azariah, Re'ani che ben shimim shana. Io è come se avessi 70 anni, perché aveva 18 anni, siccome fu nominato come presidente, e non era grande onore, e particolarmente per le persone anziane, e perciò Hashem fece un miracolo e 18 gruppi di capelli della barba divennero bianchi e perciò sembrò più vecchio di quello che era. E fu nominato, naturalmente. Velo zachiti she'tamer yetziat Mitzrayim balelot. Non sapevo come imparare dal versetto che bisogna dire recitare quell'uscita dall'Egitto durante le notti. Ace drasha ben zoma, finché ben zoma l'ha insegnato, she'nemar, c'è scritto leman tizkor et yom tzedcha me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha, affinché tu ricordi l'uscita dall'Egitto tutta la tua vita, i giorni della tua vita. La Torah avrebbe potuto scrivere Yemei Chayecha, i giorni della tua vita. Siccome dice invece Kol Yemei Chayecha, tutti i giorni della tua vita, ciò viene a includere qualcos'altro. Perciò Kol Yemei Chayecha ci viene a insegnare che bisogna recitare un brano che contiene l'uscita dall'Egitto durante i giorni, e la parola Kol di tutti i giorni si impara che bisogna recitarlo anche durante le notti. Invece Chachamim dicono, interpretano questo versetto in maniera diversa. Yemei Chayecha, Olam Hazeh. Se Olam Hazeh, non intendono Olam Hazeh rispetto a Olam Abba, si intende in questo modo, si intende in questo periodo, quando ci sono le difficoltà, gli ebrei hanno difficoltà. Kol Leavi Imot HaMashiach. Invece la parola Kol viene a insegnare che anche quando avremo Mashiach reciteremo l'uscita dall'Egitto. E Benzoma argomenta con questo, non è d'accordo, e la Halakha è come Benzoma, cioè che dobbiamo recitare l'uscita dall'Egitto anche di notte. E Chachamim non sono d'accordo, perciò noi recitiamo di notte nel Tfilat Arvit, e nel terzo brano di Shema, in Vayomer, che lì è menzionato l'uscita dall'Egitto. Dice la Gemara, Tania, Amar le ben zomar a Chachamim, v'chi maskirin tziat Mitzrayim l'imot HaMashiach? E vi pare che reciteremo un brano che ricorda l'uscita dall'Egitto quando verrà il Moshiach, o dopo che verrà il Moshiach? Valo kvar ne'emar, c'è scritto, Inei yamim ba'im, Neum Hashem, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. Non diranno più, non loderanno più il fatto che Hashem fece uscire gli ebrei dall'Egitto, bensì che im חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל ארצות אשר הדחתים שם. בנסי loderanno Hashem che ha raggruppato, che ha riportato gli ebrei nella terra di Israele, e dai paesi nordici e da tutti i paesi nei quali furono dispersi durante l'esilio. Amrulo, dicono i Chachamim rispetto a ciò che disse Benzoma, lo scete a Keretziat Mitzrayim Mikoma, non è che loro sono un po' d'accordo con Benzoma, però dicono che non è che l'uscita dell'Egitto verrà scordata completamente. אלא שתהא ששעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפל לו, כלובליטרציונה della soggiogazione degli ebrei dalla parte di tutti i popoli sarà l'essenziale, e invece l'uscita dall'Egitto sarà ricordata come una menzione secondaria. ויוצא בו אתה אומר לא יקרא שמך עוד יעקב כי בישראל יהיה שמך.
che Hashem disse a Jacob, non era, sicuramente era il Malach, che disse a Jacob che il tuo nome non sarà più Jacob, bensì sarà Israele. E con tutto ciò Jacob viene menzionato parecchie volte dopo di questo, in tutta la Torah. Il Minchat Chinuch chiede perché Rambam non elenca la Zecherat Yetziat Mitzrayim tra tutti i Tariag Mitzvot, tra 613 Mitzvot, benché la Torah ingiunge che la Zecherat Yetziat Mitzrayim è una mitzvah, come abbiamo detto adesso nel versetto, Leman tizkor et yom tzedcha me'eretz Mitzrayim kol mechayecha, abbiamo un obbligo di ricordare l'uscita dall'Egitto tutti i giorni della nostra vita. E com'è che Rambam non lo menziona? Reb Chaim Soloveitchik, che era il Rav di Brisk, che nelle Yeshivot viene chiamato affettuosamente, brevemente, Reb Chaim, poiché c'è uno solo che è chiamato Reb Chaim. Lui risponde che le mitzvot, per essere elencate tra le Tariag mitzvot, devono essere mitzvot che sono perenni, che esisteranno sempre. Per esempio, Chatzotzot, cioè le trombe, benché sono menzionate in Torah, che bisogna fare trombe, che bisogna suonare le trombe, però non sono menzionate in Torah perché oggi non abbiamo più le trombe, per diverse ragioni. E poiché Ben Zoma dice, e l'Alachà è come lui, che Yetziat Mitzrayim perderà la sua posizione, come abbiamo già appena visto adesso nella Gemara, quando verrà Moshiach, perché è eclissata dai numerosi miracoli, che quando verrà Moshiach ci saranno miracoli più grandi, dicevo un versetto, ancora più grandi dei miracoli che successero all'uscita dall'Egitto. Perciò sarà una mitzvah, ovvero sarà una mitzvah di passaggio, che non sarà, che non esisterà più. E perciò non può essere elencata come una delle Tariag Mitzvot. Nel Yemot HaMashiach ci vorrà sempre che l'ebreo ikabel av ol mitzvot ve ol malchut shamayim ol mitzvot. Questo sarà sempre, si dovrà accettare su di sé il giogo del regno celeste e il giogo delle mitzvot. Però l'avvertimento che lottatura fra Ibrahim e che abbiamo visto nella Gemara, un daf addietro, che contro pensieri immorali e contro pensieri di Avodah Zarah, questo sarà superfluo perché il Yetzer Hara sarà allora stato sconfitto totalmente. E poiché Yetziat Mitzrayim sarà anche superflua, tutto il terzo paragrafo sarà quasi superfluo, tranne per il fatto che Tzitzit vigerà ancora sempre, perché dicono Chazal che ogni ebreo, dopo il viaggio verrà il Moshiach, riceverà 2800 servitori, 700 servitori per ogni Tzitzit. E per spiegare brevemente la ragione di Yetziat Mitzrayim è come segue. Hashem, per la sua infinita misericordia, vuole sempre che le anime peccatrici vengano rimediate. Perciò Hashem rispedì a questo mondo le anime del Dor HaMabul, del diluvio e Dor HaPelagà, della Torre di Babele, e furono reincarnate per espiazione e risanamento, e quelle erano appunto le anime degli ebrei assoggettati alla schiavitù in Egitto. E perciò ognuno deve essere riconoscente che Hashem ci ha alzati dai più bassi fondali di moralità, di eresia e di disonestà della gente di Dor HaMabul e Dor HaPelagà e ci ha messo all'apice dell'umanità, e ciò per mezzo dell'espiazione rappresentata dalla schiavitù di Mizraim. Perciò dobbiamo sempre ricordarcelo, ed è come se Hashem ci dicesse: ricordati da dove sei venuto e come io ti ho alzato dal pozzo più profondo fino alla vetta più alta. Un'altra ragione
perché Rambam non elenca Yetziat Mitzrayim nel Tariag Mitzvot, e che Rambam si esprime che Parshat Vayomer fa parte della Kriyat Shema e sembra dire che non è una mitzvah separata. Se la mitzvah è indipendente, uno potrebbe compiere il proprio dovere della mitzvah ricentrando un altro brano, una formula qualsiasi che menzionerebbe la Yetziat Mitzrayim. Ma ora che diciamo che è una mitzvah che fa parte del Shema, deve perciò far per forza, bisogna per forza recitare il Vayomer. Perciò, come infatti spiega Shagat Ariel, che ci sono c'è una grande disputa tra i poskim quale parte del Kriyat Shema è di Oraita, cioè il Minatorah della Torah. Ci sono quelli che dicono che solo il primo brano, cioè il primo versetto, Shema Israel, è Minatorah. Ci sono quelli che dicono il primo versetto, il primo brano è Ve'avta. Ci sono quelli che dicono che anche Ve'em Shamoa. Ci sono, e il Shagat Ariel dimostra che tutti e tre i brani sono Minatorah. E a trascendere da tutte le altre opinioni, però ciò si armonizza pienamente a ciò che stiamo dicendo, che la Zechirat Yetziat Mitzrayim non è una mitzvah indipendente, ma bensì fa parte integrale della Kriyat Shema. C'è una halacha che è menzionata dalla Shagat Ariel, che è anche riportata nella Mishnah Brura, che è halacha che una donna ha l'obbligo di recitare il brano di Vayomer perché contiene Yetziat Mitzrayim, e una donna è obbligata di recitare e di ricordare Yetziat Mitzrayim, e perciò non è obbligata di dire il resto, le altre brachot, e non è obbligata di dire il brano di Ve'avta, il brano di Ve'yam Shemua Tishmu, però il brano di Vayomer è obbligata di dirlo, e però perciò non può interrompere tra quando dice Hashem Elohim Emet, deve continuare fino alla Midah, perché la Berachah di Gal Israel anche fa parte dell'uscita dall'Egitto. Ma la domanda evidente è: com'è possibile che una donna sia obbligata di compiere una mitzvah che sappiamo che c'è una regola, che mitzvot shazman gramah, le donne sono esenti da questo tipo di... cioè le mitzvot che dipendono da periodi periodici, ma non di periodi fissi, le donne sono esenti da tali mitzvot. E perciò in questa mitzvah che va recitata due volte al giorno, una volta al mattino e una volta di sera, è una mitzvah che sembri che sia shazman gramah. La spiegazione è che Zechirat Yetziat Mitzrayim non è come capiamo da Ben Zoma, ma una volta al mattino, una volta alla sera, ma invece è una mitzvah perenne, come ci sono le mitzvot che dobbiamo avere, ci sono le sei mitzvot midiot, cioè le sei mitzvot che dobbiamo, che si può compiere ogni istante, tutti gli istanti, continuamente, come Avat Hashem, Yirat Hashem, Yichud Hashem, e questa è anche una mitzvah perenne che si può compiere continuamente, che uno può deve ricordare Yetziat Mitzrayim. Ma siccome è impossibile stare tutto il giorno a pensare o a ripetere Yetziat Mitzrayim, perciò Chazal hanno stabilito che bisogna menzionarlo due volte al giorno. E perciò questo spiega qual è la ragione per la quale le donne hanno questo obbligo, perché non è una mitzvah shazman gramah, bensì è una mitzvah continua. Adesso continuiamo la Gemara Daf Yud Gimel Amud Alef. Lo shei Yaker Yaakov Mikomo, ela Israel Ikar Ve'Yaakov Tafello, che il nome di Israel è l'essenziale e il nome di Yaakov è il nome secondario, ma non vuol dire che verrà
e annullato totalmente. Vechen Omer, Altis Kuru Rishonot e Kadmoniot, Altit Bonelu. Altis Kuru Rishonot vuol dire Zer Shiabud Malchuyot, come abbiamo detto, che è l'annullamento del soggiogamento riguardo agli ebrei da parte di tutti i regni del mondo. Vekadmoniot vuol dire Altit Bonelu Zetiat Mitzrayim, è l'uscita dall'Egitto, che non dobbiamo pensarci troppo su questo, non dobbiamo considerarlo. E adesso la Gemara dice Ineni osei chadasha ata titzmach, adesso farà una cosa nuova e adesso comincerà a sorgere. E Tana Rabbis Yosef insegna Zomichai Gog Magog, questa è la guerra di Gog Magog. Mashal lema davar dome l'adam shaya me'alech baderuch pagavu ze'ev v'nitzal mimeno. Una persona che stava andando su un sentiero e incontrò un lupo e si salvò dal lupo. Veniamo a sapere Volech Masezev e andava e raccontava come si è salvato da questa avventura con il lupo. Pagavo Arie e dopo ha incontrato un leone e si è salvato dal leone. Veniamo a sapere Volech Maseri e dopo andava a raccontare come si è salvato dal leone, però non menzionava più come si è salvato dal lupo. Pagavo Nahash Venizal Mimeno, ha incontrato un serpente e si è salvato dal serpente. Shahach Mase Shneem Veyam Saper Volech Mase Nahash, menzionava solo, raccontava come si è salvato dal serpente, ma non menzionava più i due fatti che si è salvato dal lupo e del leone. Avkach Israel Tzarot Achronot Meshakhot Et Harishonot, e anche gli ebrei, gli ultimi guai ci fanno scordare i guai precedenti. Il lupo qui rappresenta Yetziat Mitzrayim e il leone rappresenta tutte le sofferenze degli ebrei durante la Galut, e il serpente rappresenta Milchemet Gog Magog. Avram u Avram Bitchila Nasa Av le Aram Ulbasov Nasa Av le Kol HaOlam Kulo. E vedete che la parola Avram contiene, se togliamo il bet, rimane Aram. Perciò Avram è il padre di Aram, è un gioco di parole. Ulbasov Nasa Av le Kol HaOlam, poi è diventato il padre di tutto il mondo. Sarai Hisara, Sarai diventò Sara. Bitchila Naset Sarai Lumata Ulbasov Naset Sarai Kol HaOlam Kulo. Sarai diventò come una principessa per il suo popolo e alla fine diventò una principessa per tutto il mondo. Tani Bar Kappara, Kola Kurela Avram, Avraham, Avram, Uver Basse, chiunque chiama, invece di chiamare Avram, dice Avram senza la Hei, commette un peccato della Torah, un peccato positivo. Shenemar Vayashimcha Avraham, e che lo dica Avram e l'Avram. Rabbi Eliezer Omer, Over Belav, invece Rabbi Eliezer dice che commette un peccato negativo. Shenemar Veloi Kare Od Shimcha Avram, e non verrai più chiamato Avram. Ela Me'ata Kurele Sarai, Sara Sarai, Achinami. Se è così, se uno chiama Sara, la chiama Sarai, anche commette un peccato. Che c'è scritto in Torah che il suo nome cambiò per Sarai. Risponde a Gemara, Atam Kuch Abrichu Amarle Avram, Sarai ishtecha lo tikra et shema Sarai ki Sara shema. Nel caso di Sara, Hashem diede un comando a Avram, solo Avram stesso, ma non tutto il resto del mondo. Perciò questo comando di Hashem si riferisce solo a Avram. E la meata a correle Yaakov, Yaakov, Achinami. Se uno chiama Yaakov, lo chiama Yaakov, invece di chiamarlo Israele, anche dovrebbe commettere un peccato. Risponde Gemara, no, Shani Atam, Deadar Adrei Kra, e non commette un peccato perché la Torah stessa lo chiama, dopo che viene chiamato Israele, la Torah stessa lo chiama anche Yaakov, perché dice il versetto, Vayomer Okim le Israele, Bamarot Alayla, Vayomer Yaakov Yaakov. Hashem disse a Israele, e di notte, nel sogno di notte, nell'apparizione di notte, e lo chiamò Yaakov Yaakov. Mati Rav Yosef Bar Abin Veitem Rav Yosef Bar Zvida. C'è scritto nel versetto Tau Elohim Asher Bachata Be'Avram Vuzedato Merkazim Santo Shmo Avraham.
allora com'è che il versetto chiama Avram, Avram, senza E? Risponde a Gemara, Amalei Adam Navihu di Kamesade Lishvached Rachmana, Maidava Mikara. E in questo caso, siccome il profeta vuole raccontare ciò che è successo realmente, non ha altra scelta, perché vuole dire il Shevach, la lode di Hashem, non ha altra scelta, ma deve per forza menzionare che il nome di Avram era prima Avram e poi fu chiamato, cambiato per Avram. Adran Allah Mehmatai, Mitzashem Lineder. Adesso iniziamo il nuovo perek. Aya kore ba Torah vegi azman amikra im ki venibor yatsa. Se uno stava leggendo nella Torah per una ragione qualsiasi, per studiare, per qualsiasi cosa, è giunto il tempo di recitare il Kriyat Shema, e stava proprio per recitare il Kriyat Shema, im ki venibor, se ebbe intenzione di leggere il Kriyat Shema per compiere la mitzvah, Yatsa ha compiuto la mitzvah, ha compiuto il suo dovere. Baprakim, Shoel Mipnei HaKavod Umeshiv. Quando mentre sta recitando il Kriyat Shema, può salutare qualcuno, una persona per la quale deve rispetto, e può rendere il saluto. Ubeemza, in mezzo al brano, cioè Baprakim vuol dire tra i brani. E Ubeemza vuol dire in mezzo al brano. Shoel mipnei hayira, umeshiv. Può salutare alla persona che ha timore che la può uccidere. Umeshiv e può rendere il saluto. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Beemza shoel mipnei hayira, umeshiv mipnei hakavod. In mezzo al brano può salutare per timore di una persona che lo può uccidere, un meshive pnei hakavod, e può rendere il saluto, rispondere al saluto. Uba prakim, e tra i brani shoel pnei hakavod, può salutare a una persona che è una persona importante, una persona per quale deve rispetto. Umeshiv shalom kol adam, e può rendere il saluto, rispondere al saluto a una a qualsiasi persona, e anche una persona che è meno stimata. E dicono i mefarshim, ci sono i mefarshim che dicono che quello che si intende che saluta per rispetto si intende solo per un padre o per un maestro, che è un maestro che gli ha insegnato la maggior parte delle sue conoscenze ebraiche, per il quale ha un dovere di rispetto, ma non si intende per qualsiasi persona. Eloen ben aprakim, ben bracha rishona la shnia, ben bracha rishona la shnia si intende yotzer meorot, nishacharit, ben shnia le shema, abuchel b'mishal be'ava, ben shema le v'yayim shamoa, ben v'yayim im shamoa le v'yomer, ben v'yomer le med v'yatsiv. Invece Rabbi Yehuda Omer, ben ויאמר באמת ויציב, לא יפסיק. תרא ויאמר באמת ליציב, כונדו דיצ'ה, השם גלכם אמת, לי נו דבי אינטרופרי, נו דבי סלוטרי. שיסורנו דבר ראשון פרקוון נו דבי סלוטרי. אונה פרקי, צ'או וסטו כדיצ'ה, השם אלוקים אמת, אל נומד השם אנקי אמת. פרצ'ו, השם אל נומד השם, אלוקים אל נומד השם, אמת אנקי נומד השם. פרצ'ו נו, è come se fosse un nome di Hashem, perciò non devi interrompere. Un'altra ragione è anche perché il brano di Vayomer, il terzo brano di Kriyat Shema, appartiene fino alla fine alla Bracha di Gal Israel, è tutto una unica entità, e perciò non può interrompere in mezzo. Però c'è chi dice che invece dopo che il Chazan ha detto Hashem Elokechem Emet, e dopo che lui ha detto Hashem Elokechem Emet, si può interrompere. Scusi.
scusate. אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה פרשת שמע לוויה עם שמוע? פרקי פרשת שמע, מנציונת הלרצית ים הפרימה לוויה עם שמוע, כדי שקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. אפינקי אצ'טי סודיסי פרימה il gioco del regno celeste e dopo che accetti il gioco delle mitzvot. E perché il brano Vayam Shamua viene prima di Vayomer? Veramente Vayomer è scritto nella Torah prima. Se Vayam Shamua noeg ben Vayomer melaila, Vayomer e non noeg era Vayom bilbad, perché Vayam Shamua viene, bisogna recitarlo sia di giorno sia di notte, però il brano di Vayomer veramente è vige solo di giorno, poiché la mitzvah di Tzitzit si compie la mitzvah di Tzitzit solo di giorno, perché c'è scritto Uritemoto e lo vedrete di notte, che il buio non si può vedere, perciò la mitzvah di Tzitzit è di giorno. Dice la Gemara, Shma Mina mitzvot tzichot kavana. C'è una disputa tra i Tanaim se è richiesta un'intenzione ogni volta che uno compie un precetto, se deve avere intenzione, per esempio prendi un lav, se deve avere intenzione di fare compiere mitzvah, o se prende il lav in mano, i quattro minim, e anche senza intenzione compiere mitzvah. La lacha è che mitzvot tzichot kavana, però la lacha è che ci sono parecchie mitzvot che anche una, quando veramente un ebreo prende per esempio i arba minim in mano, veramente lui ha intenzione, anche se in quel momento non pensa di compiere la mitzvah, però è sempre ha intenzione di compiere la mitzvah. Comunque quella Gemara vuole dimostrare che da questa Mishnah Ayako Reba Torah Vigia Smana Mikra Im Kivenibo Yatsa, da qui si può dimostrare che la halakha è che mitzvot tzichot kavana. Chiede la Gemara, ma in kiven libo, che cosa è che forse si può dire, che qual è la sua intenzione, che cosa deve fare per avere intenzione? Dice la Gemara, indubbiamente l'ikrot, che deve leggere, se legge indubbiamente compie la mitzvah, perché è quello che vuol fare. Chiede la Gemara, l'ikrot, kakari, sta leggendo, cosa vuoi che faccia più di quello che sta facendo? Perciò questo non dimostra niente. Risponde la Gemara che si tratta di Bekore Leagia, che sta leggendo per riparare, per correggere, fare correzioni nel testo. Ci sono quelli che dicono che se ha, anche se che si tratta che non ha intenzione di leggere, che sta solo guardando in generale per correggere, oppure ci sono quelli che dicono che è che sta leggendo, però non sta leggendo correttamente. Il Kriyat Shema bisogna leggerla correttamente, senza errori, è molto importante ciò. Continua a guardare, Tanur Banan, Kriyat Shema Kichtava, di vari Rebbi. Rebbi dice che il Kriyat Shema bisogna recitarla solo in ebraico. La Chachmim Omrim Bechol Lashon, Chachmim dicono che si può anche leggere in italiano. Ma etama de Rebbi, Amar Kra Vehayu, c'è scritto Vehayu, che saranno behavayataniyu, devono essere così come c'è scritto e non si può cambiare, perciò bisogna leggere solo in ebraico, così ci rebbi. Verabanan mai tamayo, qual è la ragione di Rabanan? Amarkra shema bechola, c'è scritto shema, shema Israel, shema bechola shon shata shomea, che quando te dice la Torah shema, ascolta udi, si intende qualsiasi lingua che te capisci, e qui Shomea si intende che capisci. Da dove sappiamo che Shomea vuol dire capisci? Guardate in Melachim Bet capitolo Yudchet Pasuk Kavav, c'è scritto Vayomer Eliakim ben Chilkiyahu Veshivna Veyochav El Rafshake Daberna El Avadecha Aramit. Si tratta quando Rafshake era un generale
dell'armata di Aram, di Arameo, e volle conquistare Gerusalemme e parlò con grande disprezzo. E allora dalle mura di sopra gli dissero: parla ai tuoi schiavi aramaico, kishomim anachno, che ascoltiamo, però vuol dire che capiamo. Ve alti da bere in mano Yehudit e non parlare con noi in ebraico. In quei tempi ebraico si chiamava Yehudit. Bosneam asher alachoma, affinché il popolo non uda quello che sta dicendo, che entrarono in panico. Ule Rebbi nami aktiv shma. Rebbi, che cosa farà di questo versetto Shema? Ahu mi baile ashma le osnecha ma shata mozi mi picha. Di questo versetto Rebbi impara che uno deve, è obbligato, che quando recita la Shema, che lo reciti a voce, che uda se stesso, che non lo dica silenziosamente. E perciò, per esempio, un caso che uno che è sordo è un problema, ma questo è trattato dai poskim. Verabanan savre lo che madamar lo ishmael osno yatsa. Invece Rabbanan, sono dell'opinione di colui che dice che anche se non ha, se ha detto piacema silenziosamente, anche ha compiuto il suo dovere. Un Rabbanan nami haktiv vehayu. Rabbanan però anche, poiché c'è scritto vehayu, cosa fanno di quel versetto vehayu? Aume bailo ce lo ita il mafrea. Da quel versetto imparano che uno non deve leggere all'indietro, cioè iniziare a leggere l'ultima parola e poi la penultima e così via, andare all'indietro. Verrebbe il cosa lui, da dove lui sa che non si può leggere all'indietro, minalei, nafkalei midvarim hadvarim. Cioè la Torah avrebbe potuto scrivere devarim, le parole, invece scrive hadvarim, cioè con l'articolo, come per esempio in italiano le parole invece di scrivere parole, che veramente in ebraico è corretto dire Elo Dvarim. Verabanan Dvarim Advarim lo darshu, ma i Chachamim non imparano da questa espressione dell'articolo di Hei Aidia, perché è un'espressione molto comune e non è qualcosa che veramente è molto particolare, dalla quale si può estrarre un certo studio particolare. Le mani di Sabra Rebbi, de Kola Torah Kula, Kola Shonemra, forse si può capire da ciò che abbiamo detto, che Rebbi, secondo Rebbi si potrebbe leggere, quando per esempio leggiamo nella Torah di Shabbat, che si potrebbe leggere in qualsiasi lingua, disse al Kadatach, Bereshon HaKodesh Nemra, se vuoi dire che bisogna sempre leggere in ebraico, allora anche Kriyat Shema si dovrebbe leggere in ebraico. Allora perché il Rebbe ha detto che ci vuole questo versetto Vehayu per insegnarmi che bisogna leggere per forza in ebraico? Spero che la domanda è chiara. E di Katav Rahmana Lamali, perché c'è scritto Vehayu? Itzrich, veramente ho bisogno di questo. Mishum Dichtiv Shema, perché cioè veramente non dovrei imparare da ciò che la lettura della Torah si potrebbe leggere in qualsiasi altra lingua, però quello che sì devo, il problema mio è che ci sono due versetti che si sono opposti, che si oppongono uno all'altro. Da un lato c'è scritto il versetto che dice Ve'ayu, dall'altro c'è l'altro Shema in qualsiasi lingua. Cioè Rebbe studia, impara che Ve'ayu, che non si può leggere il Kriyat Shema in nessuna lingua, solo in ebraico, invece c'è il versetto, la parola Shema in qualsiasi lingua. E allora come si risolve? Rebbe preferisce di studiare dal versetto Ve'ayu e che non si può cambiare. E adesso dice la Gemara, le membra de Sadra Banan de Chola Torah Kula Birashon HaKodesh Nevra. Se i Chachamim sono dell'opinione che forse bisogna per forza leggere la Torah solo in ebraico, allora perché hanno, se si bisogna sempre leggere
in ebraico, per quale ragione i Chachamim hanno detto Shema in qualsiasi lingua, che puoi dire Kriyat Shema in qualsiasi lingua. Se la legge, secondo Chachamim, è che bisogna leggere solo in ebraico, perciò anche Kriyat Shema bisogna leggere solo in ebraico. Per quale ragione hanno detto Shema Bechol Lashon? Dice Gemara, dice al Kadata Bechol Lashon Emra Shema di Kadav Rahmana Lamalei. Risponde la Gemara, Itzi, veramente sì, ho bisogno. Mishum Dichtiv Vehayu. Siccome c'è questa parola che oppone quello che noi studiamo, come i Chachamim dicono Shema, che vuol dire che puoi ascoltare qualsiasi lingua, e siccome c'è questo versetto, questa parola, Vehayu, che dice che non si può, perciò c'è questa opposizione tra questi due psukim, queste due parole di questi due psukim, e i Chachamim preferiscono scegliere il pasuk che dice Shema, che puoi leggere in qualsiasi lingua che vuoi. Spero che è chiaro. Tanu Rabbanan, Vehayu, abbiamo detto che c'è scritto nel Torah Vehayu, Shelo Yikra Lemafrea, che non lega l'indietro. Ha Devarim Alevavecha, c'è scritto Elo Devarim, e c'è scritto Alevavecha, Yacholte con la parasha Tzicha Kavana, avrei potuto pensare che tutta la parasha, cioè tutti i tre brani, che bisogna avere intenzione quando si leggono tutti i tre brani del Shema, Talmud Lomar Ha'ele, questa è la parola di Ha'ele, limita Ad Kan Tzicha Kavana, Mikan Ve'elach En Tzicha Kavana. Fino alla parola Ha'ele bisogna avere intenzione, perché Ha'ele vuol dire le parole che sono state menzionate di prima di Ha'ele, e da Ha'ele in poi non serve avere intenzione. Divrei Rabbi Eliezer, questo è l'insegnamento di Rabbi Eliezer. Amarle Rabbi Akiva, e Rabbi Akiva invece dice Rei Omer, voltiamo la pagina adesso. Asher anochi mitzavcha hayom al levavecha. Mikan ata lomed shekol haparasha kula tzricha kavana. E così Rabbi Eliezer, siccome c'è scritto Asher anochi mitzavcha, se ci fosse stato scritto Asher tziviticha, se nel passato come ti ho insegnato, come ti ho comandato da prima, avrei potuto capire se intende tutto, ma siccome adesso c'è scritto nella Torah Asher anochi mitzavecha, nel presente, perciò si intende solo quello fino a quel punto, fino a Ele. Ele termina, da quel punto in poi non ci vuole intenzione. Questo è Rabbi Eliezer. Invece Rabbi Akiva dice, siccome c'è scritto Alevavecha, che vuol dire, che ci insegna che deve avere intenzione, perciò dice, secondo Rabbi Akiva, tutto il primo brano di Ve'avta, per quel brano ci deve avere intenzione. Amar Rabbi Barchana, Amar Rabbi Yochanan, Alacha che Rabbi Akiva. Rabbi Barchana ha detto che l'Alacha è come Rabbi Akiva. Ika de matni la, ci sono quelli che invece studiano Ahad Tanya, che abbiamo studiato, a Koret Shema Tzarich Shechaven et Libo, colui che legge il Kriyat Shema deve avere intenzione. Rav Acha Mishum Rav Yehuda Omer, Kivan Shekiven Libo Beperek Rishon Shuv Eino Tzarich. Se ha avuto intenzione per il primo brano di Ve'ahavta, dopo di ciò non deve avere più intenzione. Adesso abbiamo visto che Rabbi Akiva dice che il primo brano deve avere intenzione, e Rav Acha dice anche il primo brano deve avere intenzione. Allora qual è la differenza tra i due? Possibilmente si spiega che la differenza può essere questa, che secondo Rabbi Akiva, che veramente dovrebbe sì avere intenzione per tutti i tre brani del Shema, però non è obbligatorio più del primo brano. Invece Rabbi Acha dice Kivanshe kiven libo per kishon shuve non tzarich, dice proprio non ha bisogno, non serve a nulla quello che dice Rav Acha. Questa è possibilmente la differenza tra Rabbi Akiva e Rav Acha. Amar Rabbi Yochanan, Alacha ke Rav Acha,
In questa seconda versione di Rav Elkhana, prima Rav Elkhana ha detto che Halakha ki Rav Akiva, invece adesso Rav Elkhana dice che Halakha è come Rav Akiva, e prossimamente questa è la differenza tra Rav Akiva e Rav Akiva. Shamar Mishum Rav Yuda, Tanya Idach Ve'ayu, c'è scritto Ve'ayu, vuol dire che lo ikra le mafrea. C'è scritto Alevavecha, che cosa si impara dalla parola, dalle parole Alevavecha, che deve avere intenzione? Marzutra Omer, Atka Mitzvat Kavanah, cioè il primo brano, per il primo brano deve avere intenzione. Mikan Vailach, da quel punto in poi, Mitzvat Kriya, deve solo leggere, ma non è necessario che abbia intenzione. Vuol dire che secondo Marzutra, il primo brano non deve neanche leggerlo, deve solo, diciamo, guardarlo con gli occhi e avere intenzione. È solo il secondo brano in poi che deve leggere, ma lì non serve, non è necessaria intenzione. Invece Rabbi Yoshe Omer, Atka Mitzvat Kriya, il primo brano di Ve'avta deve leggerlo, Mikan Vailach Mitzvat Kavanah, da quel punto in poi Ve'yam Shamoah non deve leggere, ma deve, diciamo che può leggere, come abbiamo detto, con gli occhi, e però deve avere intenzione. Chiede la Gemara, secondo Marzutra, che dice Mikan Vailach Mitzvat Kriya, che cosa intende? Se, perché c'è scritto Dichtiv Lidaber Ba'am, sì, Achanami Aktiv Dibartavam, anche nel secondo brano c'è scritto Dibartavam, e allora perché c'è questa distinzione? Risponde la Gemara, Achikamar Atka Mitzvat Kavanah Ukriya, il primo brano deve leggerlo e deve avere anche intenzione. Mikan Vailach, il secondo brano di Vayam Shamoah, Kriya Velo Kavanah, basta che legga, ma non deve avere intenzione. Umashna Atkan Mitzvat Kavanah o Kriya, perché il primo brano deve leggere e deve avere intenzione, invece il secondo brano non deve avere intenzione, basta che legga, poiché c'è scritto. Allora chi è la Gemara? Perché c'è scritto di Ktiv Alevavchem di Bartobam? Atamname Aktiv Alevavchem di Rabirbam. Nel secondo, sotto il secondo brano anche c'è scritto Alevavchem, rispetto al primo c'è scritto Alevavecha. E nel secondo c'è scritto anche le Daberbam, e nel primo brano c'è scritto Vidibartem, Dibartabam, perciò è quasi uguale. Perché questa differenza? Risponde Gemara, Aumi Baile Licht Rav Yitzchak. Questo versetto che c'è scritto nel secondo brano, che c'è scritto Alev Avchem Vele Daberbam, questo ho bisogno per insegnarmi ciò che ha insegnato Rav Yitzchak. De Amar, Rav Yitzchak ha insegnato. Ci insegna che la tefilah del Yad, quando mette i tefilin, la tefilah che mette sul braccio, sul bicipite, deve essere all'altezza e sul cuore, che dice Alevavchem, è proprio che quando lo mette sul braccio veramente si vede che quasi sta sul cuore, e questo che insegna che deve essere all'altezza del cuore. Perciò la decisione finale, secondo Marzutra, che il secondo brano non necessita intenzione. Adesso continua con Amarmar, e Amarmar vuol dire che ritorniamo indietro per esaminare ciò che ha detto Rabbi Yoshia, esaminiamo più profondamente quello che ha detto. Rabbi Yoshia Omer, Atkan Mitzvat Kriya, il primo brano deve solo leggerlo senza intenzione, Mikan Vailach Mitzvat Kavanah, il secondo brano deve solo avere intenzione, ma non è necessario che lo legga, cioè basta che lo legga con gli occhi. Maishna Mikan Vailach Mitzvat Kavanah, perché il primo brano deve avere, cioè il primo brano abbiamo detto che deve solo leggere, il secondo brano deve avere intenzione. Adesso la Gemara chiede, il secondo brano che dice che deve avere intenzione, perché dice così? Chiede a Gemara, Mishum Dichtiv Alevavchem, perché c'è scritto Alevavchem, Achanami Aktiv Alevavecha, il primo brano anche c'è scritto Alevavecha, che è quasi uguale. Achikamar, adesso risponde la Gemara, questo è ciò che intende Rav Hoshea, Atka Mitzvat Kriya Vekavanah, il primo brano deve leggere e avere intenzione, Mikan Vailach Kavanah Belo Kriya. E la differenza tra ciò che dice Rabbi Yoshia e ciò che dice Masutra, che Masutra ha detto che prima deve avere
tutti e due sono d'accordo che il primo brano deve leggere e avere intenzione. Se invece il secondo Marsutra abbiamo detto che il secondo brano deve leggere, ma non necessaria intenzione. Il secondo Rabbi Hoshea, il secondo brano deve avere intenzione, ma non deve leggere. Umashna Atkan Mitzvat Kriya Vekavana, che il primo brano deve leggere e avere intenzione. Dichtiv Alevavecha Vidibartavam. Il secondo brano Atam Name Aktiv Alevavchem Lidaberbam. Il secondo brano anche c'è la stessa espressione Alevavchem, e anche c'è scritto Lidaberbam, quasi uguale come nel primo brano. Risponde Gemara, Ahuve Divrei Torah Aktiv. L'espressione Lidaberbam nel secondo brano si intende dello studio della Torah. Veach Kemare, ciò che intende Rabbi Yoshe quando dice ciò, che quello che la Torah intende quando c'è scritto Vidibartabam, scusi, Lidaberbam nel secondo brano, intende Agmiro Banaichu Torah ki echi de ligar subriu. Insegnate ai vostri figli la Torah affinché loro lo studino, studino la Torah. La parola di Garso vuol dire triturare e rendere quasi polverizzare, nel senso che quando uno studia la Torah deve dividere ogni soggetto a più piccole parti affinché possa esaminare e studiare la cosa più profondamente. Continua Gemara, Tanur Rabbanan, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ad kan tzicha kavanat ha'lev, divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir invece adesso, prima abbiamo detto che tutto il brano Shema è anche ve'avta, di avere intenzione. Invece Rabbi Meir dice che basta il primo versetto di Shema Yisrael. Amar Rava, halacha ki Rabbi Meir. Dice Rava che halacha come Rabbi Meir. E siccome Rava è venuto dopo di tutti, l'halacha va sempre secondo l'ultima Amorah, che siccome lui conosce tutte le versioni che l'hanno preceduto, l'alahai secondo l'ultimo Amorah. Tania Sumchus Omer, Sumchus era l'allievo di Rabbi Meir, Kol ha'maarich be'echad maarichin lo yamav u'shnotav. Colui che prolunga la pronuncia di Echad, gli allungano la vita, gli hanno la vita più lunga. Amar Ravacha bar Yaakov ubedalet, deve allungare la pronuncia del Dalet e non di Alef di Chet. Amar Ravashi, ublivat shelo yachtov bchet. Essenzialmente è importante che non legga il chet molto velocemente, che invece di eha sembra che dice come se fosse eha, che si sente quasi il a sotto il chet. Rabbi Irmia, aviativ kamed di Rav Chia bar Abba, chazi adave maarich tuva, tu vuol dire molto, parecchio. Vide che stava allungando parecchio, molto tempo. Amarle, Chi vande a mlichte le mala vele matu le arba ruchote shamaim, tu lo tzichat. Se hai avuto il tempo, hai fatto in tempo di incoronare Hashem di sopra e di sotto, cioè nel cielo e sulla terra, e nei quattro direzioni del cielo, basta e non deve più allungare di più. Amar Natan bar Mar Ukva, Amar Aviuda, Alevavecha be'amida, che quando deve recitare tutto il brano fino alla parola Alevavecha in piedi. Questo si intende, vi ricordate, abbiamo studiato che Bettilè dicono che uno può recitare Kriyat Shema in qualsiasi posizione. Dunque qui non sta parlando che deve stare in piedi, si intende che sta camminando diciamo per strada. Perciò quando comincia a recitare il Kriyat Shema deve fermarsi, non deve camminare, finché raggiunge le parole Alevavecha. Quando ha pronunciato Alevavecha, può continuare ad andare. Alevavecha Sarkadatach, che puoi pensare solo fino all'Alevavecha, che cioè dopo che ha pronunciato le parole Alevavecha può continuare a camminare. E la Ema ad
עד על לבבך בעמידה מקווה לך לא. כפינו לפרו על לבבך פה שהוא אובליגטו דיסטר לפי מרסי, בכל פונטים פה קודימרי. רבי יוחנן אמר כל הפרשה כולה בעמידה. רבי יוחנן אמר שדיצ'ה כתות על הפרימה פרשה ואהבת דו סטרי פרמו אינון דו קמינרי. ואז רבי יוחנן לתעמד אמר רבא בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה כרבך שאמר משום רבי יהודה כאונו דו ורא ויפורדתי ועודתו לתר צריגה. אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה כיוון ליבו בפרק ראשון שוב אינו צריך. דו אונו דו אינטנציוני פרימו ברנו די ואהבת. Però dopo di ciò, il Vayam Shemoa non, deve più, non è necessario più avere intenzione. Perciò, secondo Rabbi Yochanan, di tutto il primo brano di Ve'avta non deve camminare. E il resto, dopo di ciò, può continuare a camminare, mentre sta recitando il secondo e il terzo brano. Tano Banan, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Zokri Hashema, Rabbi Yehuda Hanasi. Questo era il versetto che Rabbi Yehuda Hanasi recitava per compiere la mitzvah di Kriyat Shema, solo un versetto, e non recitava il resto. Questo è che la Gemara sta cercando di dire adesso. Omar Rav, Rav Chia, Rav era un allievo di Rebbi, e Rav Chia era il suo zio, che era anche un allievo di Rebbi, ma era un allievo importantissimo, molto grande. Lo chazina lei le Rebbi, di Mkabela lei Machut Shemaim. Quando Rebbi insegnava tutto il giorno, dalla mattina fino a notte, quasi senza interruzione, e dice Rav a Rav Chia, non ho visto, non ho osservato che Rebbi si fermi per recitare tutto la Kriyat Shema, e perciò in questa maniera se recitasse Kriyat Shema accetterebbe su di sé il giogo del regno celeste. Amarlei Bar Pachti è figlio di saggi, bishah shemavir yadav al panav mikabel alav malchut shamayim. Quando osserverai che Rebbi mette la mano come noi facciamo così sul chiudi, e copriamo gli occhi, e quello è il momento che lui accetta questo Olmo Chuchamayim. Adesso chiede Rav a Rav Chia, suo zio, Josef Gomra o no Josef Gomra? Però dopo ripete il Kriyat Shema e dice tutti i brani di Kriyat Shema oppure no? Bar Kappara Omer, che Bar Kappara anche è un allievo, e non Joserve come lui, non ripete, dice solo una volta il primo versetto e basta. Rabbi Shimon Brevi, Rabbi Shimon era il figlio di Rabbi, Omer Joserve come lui, non è vero, invece Rabbi mio padre, e dopo ripete tutto il Kachemar e lo dice tutto. Omale Bar Kappara e Rabbi Shimon Brevi. Bar Kappara chiede a Rabbi Shimon, il figlio di Rabbi, Bishamale Didi, secondo quello che dico io, De Amina e no Joser, secondo me è più logico di dire che non ripete tutto Kriyat Shema, perché Hainod Meader Rebbi Ashmata Didba Yitziat Mitzrayim. Perché ogni lezione che Rebbi dava sempre intrometteva qualche soggetto che conteneva Yitziat Mitzrayim affinché compiere la mitzvah di ricordare l'uscita dall'Egitto. E perciò quello che dico io ha più senso, perché ogni volta che ogni giorno lui ripete qualcosa che ha a che fare con il Yitziat Mitzrayim, perciò lui fa questo per compiere la mitzvah di ricordare il Yitziat Mitzrayim. E la Lidah, secondo te, che questo è Rav Shimon, figlio di Rebbi, De Amat Joser Vegomra, che tu dici che lui ripete dopo tutto il Kriyat Shema, Lama le ladure, per quale ragione deve ripetere? Si è già detto, ha già compiuto la mitzvah, e perciò perché deve pronunciare, deve dire qualche brano che contiene il Yitziat Mitzrayim? Se dici che ha già, lui compie e recita tutto il Kriyat Shema dopo. Risponde Rabbi Shimon, figlio di Rebbi, che deve scrivere Yitziat Mitzrayim bismana, affinché possa recitare Kriyat Shema in tempo, cioè può darsi che veramente Rebbi recitava tutto il Kriyat Shema più tardi, però siccome poteva passare il tempo, e passare il tempo diventa troppo tardi, perciò
lui menzionava qualcosa che era inerente a Yetziat Mitzrayim, e perciò aveva compiuto il suo dovere. Però se vi ricordate quello che ho menzionato prima, che se noi diciamo che Yetziat Mitzrayim invece fa parte del resto di Kiryat Shema, allora è una unica unità, entità. Perciò non basta menzionare qualsiasi brano che contiene Yetziat Mitzrayim, perché deve dire per forza quelle stesse parole di Vayomer, perché fanno parte di Kiryat Shema. Perciò, secondo questa opinione, che diceva qualsiasi versetto, qualsiasi idea che conteneva Yetziat Mitzrayim, vuol dire che secondo l'opinione di Rebbe, il fatto di ricordare Yetziat Mitzrayim è una mitzvah indipendente, e non è come il Rambam, che secondo Rambam Vayome fa parte di tutto Kriyat Shema. Amar Rav Hillel Bre de Rav Shmuel Bar Marta Mishmei de Rav Amar Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad Ve'enas Beshina Yatza. Se uno ha recitato il primo brano, non il primo brano, scusi, il primo versetto Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, e poi per forza maggiore si è addormentato, e ciò basta e ha compiuto il suo dovere, anche se non ha recitato il resto, Ve'afta, eccetera. Amare Rav Nachman Ledaru Avdei. Rav Nachman disse al suo schiavo, al suo servitore, Bipsuka kama tzaran, tfe lo te tzaran. Prima fammi dire il primo versetto, ma dopo il primo versetto, cioè il primo versetto mi puoi causare scomodità o disagio per obbligarmi a recitare il primo versetto, cioè Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Però dopo di ciò non causarmi disagio, e anche se mi addormento va bene. Amale rabbiose le rabbiose brei di Rava. Rabbiose chiese a rabbiose che era figlio di Rava, Abuch, tuo padre, cioè Rava, Ichi Avid, come faceva lui? Cioè, recitava solo il primo versetto, Shema Israel, oppure recitava anche la continuazione, Vafta, eccetera. Amar lei, Bipsuka Kama Ave Kamitzar Nafshei. Il primo versetto si sforzava parecchio, faceva, cioè era anche se soffriva o si sforzava parecchio. Più di ciò, no. Tfei vuol dire di più. Non si sforzava di più, cercava di non avere più, di non soffrire di più, diciamo. Diciamo se era malato o troppo stanco, eccetera. Amalera vio, se. E no, Amar Rav Yosef, Ragdan lo ikra Kriyat Shema. Uno che è coricato sulla pancia, o uno che è coricato sulle spalle, nel letto, che non legga Kriyat Shema. Chiede la Gemara adesso, Mikrao de lo likre a migna shapir dami. Che cosa vuoi dire? Che legge, te dici che leggere non deve, se sei coricato sulla pancia o sei coricato sulle spalle, non deve leggere Kriyat Shema. Però dormire così può dormire? Ma come può dire una cosa simile? Rabbi Yeshua ben Levi lait amandegani aparkit. Colui, Rabbi Yeshua ben Levi, maledisse chiunque dorme sulla pancia o sulla schiena. Questo adesso voglio dire che è una cosa importantissima, è un grave peccato di dormire sulla schiena o sulla pancia, perché solo per un uomo, perché ciò può causare può causare qualche pensiero di sessuale, può causare qualcosa che lo ecciti, e perciò è un gravissimo peccato. Shabtai Tzvi era una persona, era un grande saggio, sapeva moltissimo Zohar, Kabbalah, tutto sapeva, era molto molto istruito, e tutti si meravigliavano di lui, che proprio sapeva, era un grandissimo saggio. Però una volta vennero i Chachamim a parlargli e videro che stava coricato, non so, o sulla pancia o sulla schiena, dissero,
questo non vale, questa persona non vale niente, non vale nulla la sua saggezza. E perciò se ne andarono e rivelarono a tutti che Shabtai Tzvi era un falso profeta, un falso messia, proprio per questa ragione che era Prakeda. Dice la Gemara, Amre, bigna ki masri shapir dami, mikra afargav de masi nami asur. Colui che dorme e si gira un pochino sul lato, vuol dire che va bene, ma invece leggere Kachema, però leggere Kachema, anche se si gira un pochino sul lato, è vietato. Anche, cioè, leggermente non si può, ma veramente anche non è rispetto a dire Kriyat Shema, cioè Kriyat Shema sempre rappresenta Kabbalat Olam HaShamayim, e se uno accetta Kabbalat Olam HaShamayim nel letto è una grande mancanza di rispetto verso Hashem. Uno deve recitare Kriyat Shema la metà prima che si spoglia, può dirlo seduto, non c'è problema, ma non quando sta già a letto. Da Rabbi Yochanan Masle Bekari, vediamo che Rabbi Yochanan recitava Kriyat Shema la metà, cioè si girava leggermente e recitava Kriyat Shema. Ma Rabbi Yochanan era un grande saggio, un grande tzaddik, com'è possibile che faceva così? San Rabbi Yochanan de Bal Basarava, la ragione perché Rabbi Yochanan faceva così, perché era affetto da obesità, era un po' grande, e perciò lui aveva questo permesso, ma altre persone non dovevano farlo. E mi scuso che ho mancato di dire questa sessione ieri, ma sono dovuto uscire fuori città e non ero in zona, perciò ho potuto registrarlo sola. Adesso vi saluto e ci rivediamo in Sashem al prossimo Daf Yud Dalet.